Sì, Simone, sei un po' storto, aspetta che ti raddrizzo. Ok. Allora andiamo dentro. Finalmente siamo riusciti ad arrivare alla miniera di Ailoche. Dopo che sono venuto qua con Andrea Fabri a fare l'esplorazione per fare la puntata di Mistero sugli gnomi. E adesso andiamo dentro a fare un giro a vedere cosa c'è in questo posto che ci ha fatto tanto penare per trovarlo, perché obiettivamente non è facile trovare l'ingresso, e non consiglio l'ingresso in questo posto perché se si sbaglia qua dentro non perdona. Dopo vi faccio vedere perché. Allora, questa qui ok, era una miniera di magnetite. E qui c'è già il primo pozzo sulla destra per farvi vedere come sono inclinati i filoni. Vedete com'è scavata? Proprio che va giù di brutto. Qui vai giù una bel 20 metri secco, eh? E poi arrivi giù nelle gallerie che ti diceva che ti avrebbe portato a vederli. Vedi sopra qua i carbonati che ci sono? Lì c'è qualcosa di fluorescente, guarda, l'ho già visto. Guarda, eh. Proprio sopra il pozzo, dannazione. Guarda lì che roba, spegni. Mettigli la mano davanti, guarda che roba. Vedi? Vediamo qua. Vedi, col laser io non vedevo niente qua. Qualcosa di interessante sembra che ci sia. Però adesso vediamo. Questo hanno fatto un segno con la vernice. Ah sì, questo è un fix per fare il pozzo da non usare perché ormai è fuori uso. Queste che vedete per terra sono radici delle piante che entrano e quindi ci fa capire che siamo vicino alla superficie e di stare attenti. Ecco, questo è il posto dove Bossari, non avvicinatevi perché questo è brutto davvero, dove Bossari ha buttato dentro un sasso e si sente l'acqua sotto. Daniele Bossari aveva fatto quel lavoro lì, sì. Eccolo qua il carbonato, vedi? Vedi qua? Ci sono dei carbonati, però vai a capire, non vedo fluorescenze. C'è ancora l'acqua? Vedi? Eh sì, più o meno. Il pozzo qua mi fa un'impressione a me. Poi si va avanti di qua. Eh sì, sono tutti cammini verso l'esterno, vedi? Poi loro andavano a prendere i filoni, li collegavano con le parallele, no? Tu se devi tirare giù i campioni per vedere cosa c'è dentro devi andare qui, in queste alterazioni qua, scavare qui, in queste alterazioni qua. Veramente c'è qualcosa di perso. No, 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 non puoi perderti perché i filoni sono verticali, quindi è stata scavata ad ama. Cioè non puoi perderti, sono tutte parallele, è un po' come Torino, è un po' come essere a Torino dentro qua. Vedi che qui torno indietro dove, ci sei, dove eri tu, qui girava indietro dove eri tu prima. Ah, ok, basta continuare. Tu continui, vai avanti che ti riprendo un po', se no la gente vede solo la galleria, noioso. E pensare che prima ci stavo dentro in quella tuta. Quella che hai su te. No, non è fine perché qui probabilmente sì, qui c'è un conoide, eccola qua, vedi, quando trovi sta roba qua molle, meglio starci attento. Diciamo che è tutta qua. Come cosa. Adesso bisogna vedere. Vorrei tirare giù qualche campione, ma non vedo zone di alterazione, a parte quella là. Sì, è un fungo, sì. Cioè, riprendilo con l'iPhone. Fagli un filmatino. Fatto bene. Chissà di che specie è. Lo faremo vedere ai micologi. Guarda come è disturbato il sensore quando ti avvicini alla magnetite. Vai vicino. Guarda come flickera. Flickera perché gli dà disturbo. Arriva un disturbo elettromagnetico da lì. Fai anche una foto, poi dopo che il tuo è più performante del mio, quindi.
va che bello questo cammino, questo sì che è da andare su a picchiare, guarda qua, questo qua sì che va bene, vedi? Allora, anche oggi siamo in miniera, vedi? Qua hanno scavato verso l'alto, poi hanno perso il filone, però è la zona giusta per il sassaiolo, no? Perché lì ci sono tutte le zone di alterazione. Vedi quel bianco lì? Sono i carbonati che vicino alla roccia fanno crescere quei minerali strani che piacciono tanto a noi. Andiamo di qua, che è un'altra galleria, era sempre una parallela. Noi siamo arrivati da questa. Questa qui è la vena che ho visto prima. Qui è impossibile perdersi perché proprio è così. Poi loro seguivano, cercavano le continuazioni, le derivazioni del filone, che sarebbero queste. Aspetta, ecco, questa qua, adesso la illumino con questa perché purtroppo la telecamera ha pochissima batteria, non so quanto durerà. Quando finisce useremo l'iPhone, il telefono. Questo è il pozzo di prima. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Guardate quanto è fondo. È così. E comunque è tutta qui. Non è che bucavano col 30, qua. 32. Tiravano delle belle botte. Vediamo. Guarda. Vedi che si congiunge? Eh sì. Sono due parallele che vanno... Parallele? Erano dei cavi che tenevano qua. Però sì, è probabile, sì, perché qui... Quando andavano giù a lavorare in questi pozzi qui... Non è che stavi molto tranquillo, Allora, dobbiamo andare via senza un campione. Questo si può togliere, forse. Per l'altro, portiamo a casa, vediamo, perché se no dove lo puoi prendere? Questa è una bella sleppa, vediamo, però lasciamo stare, vediamo di qua, ho preso un pezzo di carbonato. Ma che bei fiori di alterazione questi qua. Riccardo, senti un attimo, ma che belli questi. Questo qua cos'è? L'hanno capito? A me sembra aragonite. Non te lo tocco perché è bello fare... Toccarlo qui è brutto se devi fare la turistica,
perché qua è tutto bello tranquillo. Questi fiori qua, cos'è? Aragonite? Vedi? Non lo so, potrebbe essere... Vedi qua? O aragonite o calcite, uno dei due. Sì, potrebbe essere... Mi piacerebbe toglierne un pezzo, ma mi dispiace perché qua proprio l'ingresso... Bah, vedi che la montagna ti assiste? Probabilmente sì, è... Basta chiedere. Una concrezione, magari aragonite. Potrebbe essere. Perché è bello, e questo mi raccomando. Sì, sì. È una cosa da far vedere. Sì, sì, certo. Ecco, magari ce l'hai sul... No, no, questo l'ho preso io, questo è. Ok. E una l'abbiamo fatta, adesso vediamo la seconda. Qui poi devi venire a sbizzarrirti quando vuoi, se ti ricordi la strada, se non aspetti troppo. No, ma adesso dobbiamo lavorare anche da altre parti, quindi io volevo capire dov'era, poi dopo ci vediamo. Era carino. E tu sai, perché ha fatto tutte e due... Sì, sono due parallele. Cavolo, il posto quello subito sulla sinistra... Bello, È quello che ha fatto spaventare Bossari, quello lì. Ha buttato dentro il sasso, no, che no, brutto no, fa! No, allora, andiamo a vedere il laghetto stavolta. Anche questa qui è più o meno come lunghezza. Io comincio ad andare, poi tu quando arrivi, arrivi. Già subito un beep prima di entrare. Allora, qui abbiamo sempre il solito effetto che agli speleologi piace tantissimo, che è il vento. Questa è una bella risalita, molto bella. Qui vediamo che c'è, vediamo, faccio l'inquadratura, vedere se sono dritto, più o meno ci siamo. Adesso arriva Simone. Sì, va che c'è un po' di paciugoli, però i sassi ce li hai, c'hai gli appoggi per stare asciutto. Andiamo a vedere il pozzo allagato. Si gela qua dentro, Questa è davvero fredda. Questa è più articolata. Ho lasciato fuori i guanti, mannaggia a me. Vabbè, fa niente, dai. Vediamo qua cosa c'è. Andiamo di fare un lavoro impresso. Qui dopo bisogna dare due picconate. Aia. Qui è molto umida perché abbiamo sopra il complesso dove ci sono i pozzi allagati, quindi l'acqua si raccoglie nei pozzi, poi si infiltra e viene giù. Simo, non possiamo andare, c'è morto dentro un animale, dobbiamo uscire. E ci deve essere dentro una carogna. Sì, quindi non possiamo andare. Peccato. Dai, vai, puoi arrivare, vieni, ti faccio sentire. Quando senti queste situazioni in questi posti qua, anche se tira aria, non andare avanti. Perché puoi trovare delle sacche strane che possono fare brutti scherzi. Qua per almeno qualche mese non si viene. Se tu stai qui, fammi andarle a sentire. Aspetta, vedi, hai lo che è stato un piacere. Purtroppo ci hai tenuto fuori un'altra volta e non riesco a vedere il laghetto perché non so dov'è. Se fosse sul laterale la passiamo, ma se è di là come fai? Cavolo, che peccato. Ma si può, sta miniera è incredibile, oh. Non si vuole far rivisitare, ma è pazzesco. Pure la carogna in miniera ho beccato. Ah. Ho una brutta notizia.
non si può esplorare la miniera. Esplorare la miniera. Ci deve essere dentro un capriolo morto o qualcosa, quindi non puoi andare davanti. Perché l'hai visto là? Si sente l'odore. Quindi se c'è quella situazione lì è meglio non entrare. Sì. O sei andato a morire o precipitato in un pozzo, comunque l'aria la tira su da lì e io non riesco a capire se è su una laterale o se è sulla principale. Se è su una laterale la passi e buon, però se arrivi al bivio ti arriva le zaffate, quindi perché dopo lì non sai com'è davanti, se fa delle sacche strane e poi i tuoi polmoni non sono abituati, cioè non va bene, subisci un attacco batterico piuttosto pesante. A quello sicuro è andato dentro a morire. Ma loro vanno dentro qui anche per riposare, quando piove. Da quella sopra, quando è entrato, è uscito un bel buco reale. Bello. La chiamavano Galleria del Buco. Sono passato, fuori. Impressionante l'aria come c'è. Hai sentito l'odore? Quella nebbia che c'è dentro, da cosa è dovuta? L'umidità. È molto umida sta. Poi non si vuole... È incredibile. Con le fratture, tutta rotta, tutta non è molto sana. Ancora una volta ha vinto lei. Vabbè, un po' l'abbiamo vista. Adesso lasciano decomporre, poi c'è lo scheletro. Una volta ho trovato a Lagno, ho trovato una pecora morta, lo scheletro, proprio si è rinfilata anche lì. Va bene, se sei fuori è un conto, se sei dentro devi uscire. Qualche mese non puoi fare. Decomporre. No, che umidità qua. Mamma mia. Vabbè, dai. Si è tenuto fuori un'altra volta, ma pensa a te, ma è allucinante. Sei entrato dentro adesso. Questo è quanto, Sì, ok. Perché la galleria più bassa l'avete vista. Ma il laghetto è tanto grande? Ma è bello! Non siete arrivati neanche al laghetto? No, non puoi! Perché arrivi lì, ti arrivano le zaffate, non sai dov'è. Dovresti avere. Hai capito? Era negato, ma sa pure. Ho preso un pozzo. Testa si era immerso, proprio grosso così. Sì, c'è un pozzo allagato quadrato, no? Con l'acqua cristallina. Però andare dentro così io non mi fido. Lo spiego di Varallo che fa istruttore di serio nazionale. Ha fatto proprio tutta la filmato. No, ma anche perché non ti godi le spiegazioni. Si sente che esce. Io intanto arrivo. Sì, ogni tanto qualcosa si sente. È arrivato anche a me adesso. No. Va bene, niente, è Loki che ci tiene fuori un'altra volta e il laghetto per la prossima. Stai usando la bussola? No. Perché la bussola con questo magnetite qui non... No, va.